Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, l'incontro di stasera verterà sulla presentazione del secondo volume della rivista La Fionda, volume dal titolo La grande trasformazione, attacco al lavoro. E come il titolo lascia intendere, si parlerà di un tema tanto universale quanto abbastanza dimenticato o poco toccato nel dibattito pubblico attuale, ovvero il lavoro, e cercheremo di affrontarlo, di ragionarci sopra da prospettive diverse, con i nostri tre ospiti, che sono tutti e tre autori che hanno contribuito al numero della rivista con degli articoli. E quindi vi presento i nostri ospiti. Abbiamo il professor Alessandro Somma, che è il direttore responsabile della rivista, professore ordinario di diritto comparato all'Università La Sapienza di Roma, autore di diversi saggi, e tra i suoi lavori più recenti menzioniamo Quando l'Europa tradì se stessa e come continua a tradirmi nonostante la pandemia. Sì. Tradirsi. E Controvento Tene, che potete trovare anche all'ingresso, che uscirà il 25 novembre. E poi abbiamo Marco Marrone, sociologo del lavoro e assegnista di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e anche collaboratore presso l'Università di Bologna, e ha seguito da vicino la lotta dei lavoratori del mondo del food delivery. Ed è autore del saggio Voucherizzati, Il lavoro al di là del contratto. E, in ultimo abbiamo Savino Balzano, che è un sindacalista in particolare che si occupa di diritto al lavoro, e tra i suoi ultimi lavori possiamo trovare Pretendi il lavoro, l'alienazione ai tempi degli algoritmi e Contro lo smart working. Quindi buonasera. 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 Volevo iniziare questa presentazione chiedendo ad Alessandro Somma. Diciamo, nell'introduzione del numero viene utilizzata l'espressione lavoro alla spina, un po' per descrivere quella trasformazione nel modo di intendere il lavoro che a partire dagli anni 70, dagli anni 80 e oggi in particolare grazie alle piattaforme ha un po' ridefinito il concetto di lavoro. Il lavoro ha smesso di essere inteso come un diritto ed è tornato a essere inteso come era prima, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e ad essere inteso soltanto una merce qualsiasi, quindi una merce il cui valore è da regolare semplicemente sul mercato della domanda e dell'offerta. E la mia domanda è, cos'è che da questa concezione, da questa visione rimane escluso? Cioè, perché noi oggi dovremmo recuperare quel modo di intendere il lavoro che aveva caratterizzato gli anni del compromesso keynesiano? Allora, facciamo un riferimento breve ma importante. Scusate, mentre parlo posso smascherarmi. La Costituzione, che contiene una sorta di patto sociale, di patto di cittadinanza, si parla da un lato di lavoro, di diritto al lavoro, ma anche in un certo senso di dovere, di contribuire, seppur non necessariamente in modo materiale, ma anche in modo spirituale, alla crescita della società, come contropartita per l'accesso al welfare, al complesso dei beni che costituiscono il welfare, lo stato sociale. Ovviamente questa sorta di dovere di lavorare, che ripeto, è scritto nella Costituzione, preso dall'articolo 4, è un dovere assistito da una serie di temi. Intanto si può scegliere liberamente una professione, questa professione deve fornirci i mezzi per condurre una vita dignitosa per noi e per la nostra famiglia. Se non siamo in grado di lavorare, evidentemente lo Stato deve comunque assicurarci una vita dignitosa. Quando abbiamo finito l'epoca del lavoro c'è una pensione, insomma ci sono una serie di misure che assistono questa relazione di lavoro, che è una relazione, e questa è la storia del diritto del lavoro, che si è differenziata dalle relazioni di mercato qualsiasi. La relazione di lavoro è stata per lungo tempo una relazione di mercato qualsiasi. Lavoro manuale o lavoro intellettuale contro denaro, come se il lavoro fosse una merce qualsiasi. E la storia del diritto del lavoro è il tentativo di trovare per la relazione di lavoro delle regole diverse da una relazione di mercato qualsiasi.
E questa è la storia del patto costituzionale, per come l'ho descritto prima, ed è una storia che ha dei momenti di particolare splendore, diciamo negli anni 70 e negli anni 80, e poi una fase di calo inarrestabile, al momento pare, che ci sta riguardando sino ad oggi. Ovviamente gli anni 70 e gli anni 80 non sono una data casuale, è il momento in cui in Europa succedono delle cose importanti, cioè si inizia a inaugurare la strada verso la moneta unica con una misura molto subdola che è la libera circolazione dei capitali. Ora, il patto di cittadinanza a cui facevo riferimento prima prevede salari dignitosi. Il salario poi non è solo quello che si percepisce alla fine del mese, c'è un salario differito che è la pensione, c'è un salario indiretto che è appunto il sistema di welfare, di stato sociale, e un sistema di redistribuzione della ricchezza molto particolare che serve ad assistere questo meccanismo, cioè un sistema di pressione fiscale importante sui redditi elevati, sulle imprese. Tutto questo però ha bisogno di una architettura istituzionale molto particolare. Ad esempio, non è compatibile con un sistema di libera circolazione dei capitali, perché quando i capitali circolano liberamente i governi devono fare di tutto per attirarli questi capitali, no? L'investitore internazionale diventa una figura antropologica quasi di riferimento per le politiche degli stati. E non ci sono molti modi di attirare i capitali internazionali. Bisogna abbattere i salari a queste condizioni dall'estero investono e bisogna abbattere la pressione fiscale sulle imprese. Questi due modi. In questo modo però salta il patto di cittadinanza fondato sul lavoro, perché redditi bassi, pressione fiscale bassa, quindi impossibilità di finanziare lo Stato sociale, diciamo un meccanismo di redistribuzione della ricchezza che funziona al contrario, non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Questo è stato un meccanismo subdolo che ha assistito le principali trasformazioni che hanno riguardato l'Europa, che si è tradotto in misure che hanno poi accompagnato questo percorso. È chiaro che un lavoro assistito da poche garanzie e da un sistema inceppato di redistribuzione della ricchezza è un sistema che produce conflitto sociale, evidentemente. Ecco che, oltre a misure perverse di redistribuzione in senso contrario della ricchezza, spuntano delle iniziative che hanno a che vedere con la volontà di comprimere il conflitto sociale, di produrre pacificazione sociale, di imporre una collaborazione tra capitale e lavoro, che sono tutte misure che noi conosciamo molto bene. Ad esempio, l'idea secondo cui la contrattazione di secondo livello può prevalere sulla contrattazione di primo livello, cioè il primo livello è quello di comparto, ma comunque a livello nazionale, dove il sindacato in teoria è più attrezzato a contrapporsi alle richieste della parte, della controparte, del capitale. Se la contrattazione di secondo livello prevale il livello al quale il sindacato è più debole e i lavoratori sono più deboli. Seconda misura, sempre più invocata, peraltro solo nei periodi di crisi, agganciare il salario alla produttività, agli utili di impresa, che evidentemente è una situazione che disincentiva al conflitto sociale, perché scioperare significa imporre meno utili, almeno in un primo momento.
e quindi abbassarsi il salario. E poi tutto un sistema di ripensamento del welfare, il welfare universale che sparisce sempre di più, o comunque ridotto a livelli del tutto incomparabili con i livelli che si erano raggiunti negli anni in cui il lavoro era forte, un incentivo forte al welfare aziendale, un incentivo anche di tipo fiscale, per cui non solo beni in qualche modo voluttuari, che ne so, il voucher per la palestra, ma anche beni che servono per soddisfare i diritti primari, diventano pezzi di welfare aziendale, mettendo il lavoratore in una situazione assurda, no? Per cui quando perde il lavoro non perde solo il lavoro, ma perde anche il welfare. Quello contempo era universale, cioè non semplicemente la palestra, ma qualcosa di più. E questa è una parabola che non ci riporta solo alla prima metà del Novecento, ma addirittura per molti aspetti all'Ottocento. Insomma, il welfare, come sapete, nasce come strumento di pacificazione sociale in Europa. Sto parlando del welfare, non dei diritti sociali, no? Una cosa che si è inventato Krupp nelle sue acciaierie e che è stato ripreso da Bismarck alla fine dell'Ottocento. I lavoratori rinunciano alla lotta politica e in cambio ottengono delle gentili concessioni dall'alto in termini di istruzione, condizioni abitative non disastrose e così via. Quello che distingue un ordine costituzionale incentrato sul patto di cittadinanza di cui parlavo prima è l'esistenza di diritti sociali, no? Per cui la prestazione sociale non è e non può essere la contropartita per la rinuncia alla lotta politica, ma è semplicemente l'immissione in una situazione nella quale si possono pretendere delle posizioni che servono per alimentare un progetto di vita che ciascuno di noi ha e che legittimamente alimenta, a prescindere dal fatto che sia inserito in un ordine in qualche modo comunitario più o meno violento. E il lavoro alla spina è questo qua, cioè un lavoro che è ridotto a una relazione di mercato qualsiasi. Mi serve un lavoratore, cioè mi serve una prestazione di lavoro, trovo un lavoratore che per quelle ore in cui deve fornirmi la prestazione di lavoro è un lavoratore, e poi quella relazione di lavoro la chiudo. Un po' come il voucher, no? Il voucher è uno strumento di pagamento, no? Inizialmente si dicevano i voucher per, appunto, per pagare degli sit o per pagare una prestazione che viene da altri soggetti. Ma il voucher è un mezzo di pagamento. E quando tu dai al lavoro il nome di un mezzo di pagamento, cioè lavora voucher, sottolinei proprio questa operazione di tipo politico, no? Per cui il lavoro è un qualche cosa che ha a che fare con lo scambio di denaro contro una prestazione senza altri obblighi accessori. Non ce ne sono altri. Quindi noi abbiamo, ovviamente, fortunatamente, non tutto il lavoro è così, ma ci sono sempre più lavori che nascono così. Pensiamo ai rider, ai driver di Uber, che stanno per essere rilanciati con il simpatico PNRR, no? La legge annuale sulla concorrenza che torna in pista anche con questi meccanismi. Quindi abbiamo un lavoro che, molti lavori che nascono così, altri lavori che si stanno trasformando in questa modalità è la direzione che è imposta necessariamente da una architettura istituzionale che è quella europea. Ovviamente non vale la filastrocca per cui ce lo chiede l'Europa, no? Ce lo chiede l'Europa è la scusa di governanti che sono perfettamente d'accordo con la direzione delle politiche del lavoro e che utilizzano questo slogan per pacificare, per allontanare il conflitto sociale. Quindi il lavoro alla spina è questo, è una direzione che ci fa vedere che il futuro radioso
del lavoro e del welfare è un ritorno al passato, ripeto, per alcuni aspetti la prima parte del Novecento, per altri aspetti addirittura l'Ottocento. Mi fermo qua, questo. Grazie mille. E diciamo, un po' riprendendo questa forma, cioè quest'idea di un avanzamento che però ripresenta delle caratteristiche del passato, volevo allora chiedere a Marco Marrone, che ha scritto un interessantissimo articolo sul capitalismo di piattaforma, e questa nuova configurazione attuale del capitalismo, che appunto prende il nome di capitalismo di piattaforma, ovvero dove c'è una fusione sempre più, diciamo, sempre più intima tra capitalismo e tecnologia. E ti volevo chiedere in che misura questo capitalismo di piattaforma ripropone delle forme, delle modalità di sfruttamento che sono tipiche, che sono caratteristiche del modo di produzione capitalista, e invece quali sono gli elementi innovativi e in questo senso anche un po' più pericolosi per il lavoro e i lavoratori. Grazie, grazie Sara, grazie anche a Sottosopra, insomma, per l'invito. In questa occasione sono molto contento, insomma, di essere qui e di discutere anche un po', di queste tematiche, appunto, che in realtà mi hanno impegnato molto negli ultimi 4 anni, in cui mi sono ritrovato, appunto, come accennavi anche, ad avere a che fare un po' con questo tema del capitalismo di piattaforme, sia, come dire, come studioso, come sociologo, ma insomma, in realtà anche come attivista, perché appunto ho partecipato anche insomma, alla formazione di Riders Union Bologna, che è uno dei tanti sindacati informali che sono nati su questo settore. Peraltro, appunto, anche di recente è uscito un libro per Mimesis, che si chiama Rights Against the Machine, il lavoro digitale e le lotte dei rider, che appunto provo un po' a mettere insieme quelle che è stata un'esperienza non solo di lotta, ma anche appunto di studio, perché, come dire, oggi magari alcune cose ci possono sembrare scontate, ma 4 anni fa, quando ho iniziato un po' questo percorso, questo sodalizio in cui sono stato letteralmente preso per mano poi da lavoratori, perché poi uno magari studia e quant'altro, ma fino ad allora noi sociologi stavamo scrivendo dell'arrivo di queste piattaforme, e non solo noi sociologi, no? Con l'idea della cosiddetta sharing economy, dell'economia dell'innovazione. Ricordo questa copertina del 2013 dell'Economist, dove si rappresentava questa immagine da sogno, con questa casa, l'automobile, no? E tutto, come dire, accessibile, a pagamento. Addirittura l'articolo citava, l'editoriale allegato citava addirittura il cane disponibile a 5 dollari a passeggiata, no? Cioè, quindi quest'idea che le tecnologie digitali, come dire, in un colpo solo, grazie all'innovazione tecnologica, eravamo in grado di liberarci un po' dei grandi mali del capitalismo, tipo la rigidità dei rapporti di lavoro, tipo le proprietà private, la proprietà privata, le disuguaglianze, no? Questa è un po' la narrazione che per certi versi ha circondato l'universo delle piattaforme digitali nella sua ascesa, no? È un po', anzi, condita con questa, quella che viene chiamata, come dire, l'ideologia californiana, no? Questo insieme un po' questo misto fra una sorta di retorica imprenditorialista che richiama l'idea dell'imprenditoria di sé con, come dire, l'immagine libertaria, hippie, no? Tipica anche della Silicon Valley, appunto, del mondo californiano, no? Per cui questa un po', perché è importante che riflettere su questo brodo culturale dal quale sono venute fuori le piattaforme? Perché appunto l'idea di questa disruptive innovation, cioè di questa innovazione guidata dalle tecnologie digitali che aprono scenari che sono totalmente, erano impensabili fino a poco tempo fa, è anche alla base insomma, di tutte le volte che ci è capitato di incontrare le piattaforme, come dire, della loro linea di difesa. Cioè l'idea che loro sono un prodotto dell'innovazione tecnologica, in quanto tale allergici alle regole, no? Che sono invece frutto di qualcosa di vecchio, antico, mentre loro, che sono l'innovazione, non sono in grado, come dire, di rispettarle, anzi rispettarle vorrebbe dire mettere fine a questa economia, a questo ambito economico emergente, no? Questo è un po', per capirci, giusto, la faccio un po' così, la dico un po' una battuta. Qualcuno sicuramente si ricorderà per certi versi anche la vicenda di Napster contro Metallica, il famoso processo Napster contro Metallica, in cui appunto
bene o male, Napster si difendeva dicendo che loro non praticavano la pirateria, loro si limitavano ad offrire un'infrastruttura di peer-to-peer, di scambio fra utenti, poi non era responsabilità loro se si scambiava, ci si scambiava del materiale illegale, no? Questa è la stessa identica linea che Deliveroo ha tutte le volte che andiamo in tribunale, cioè noi siamo un'infrastruttura digitale, non siamo responsabili di ciò che avviene, dello scambio che avviene, pur se si tratta comunque di lavoro, che appunto continua a essere un po' questa merce particolare, va? Diciamola così, in questa maniera. Ecco, in realtà appunto sì, questa è stata un po' anche la narrazione che ha consentito l'ascesa delle piattaforme, non è che siano affermate soltanto dal punto di vista di mercato, anzi, poi andiamo a vedere i loro bilanci, non sono neanche troppo floridi da questo punto di vista, ma sono insediate anche grazie a un consenso sociale che per certi versi si è legato. Ecco, i rider intervengono in questo momento e ci fanno scoprire come in realtà dietro a questa immagine scintillante, dietro a questa idea dell'innovazione tecnologica che ci consente, come dire, oggi vediamo un libro, clicchiamo e quel libro due giorni dopo ci arriva, in realtà dietro a rendere possibile c'è lo sfruttamento del lavoro, altro che le macchine, altro che i robot da questo punto di vista, no? Ma lo sfruttamento appunto della carne umana, dei lavoratori che girano nelle città e che appunto si muovono in città e che abbiamo visto anche della pandemia particolarmente visibili. Però ecco, in realtà se andiamo a guardare nello specifico anche al funzionamento di queste piattaforme, effettivamente, come dire, notiamo che di innovativo o quantomeno di tecnologico c'è davvero ben poco da questo punto di vista, no? Basta pensare a quello che è stato l'impatto del cosiddetto capitalismo reticolare, no? Cioè che è un po' per certi versi l'antecedente della metafora delle piattaforme, no? Cioè quella della rete, dell'outsourcing, della produzione, e che comunque ripropone quelle logiche di frammentazione, di deregolamentazione, di elusione delle regole, no? Che si trovano appunto e che nelle piattaforme troviamo accelerate, no? Per certi versi ci possiamo dire che il rider si trova ad avere a che fare, come dire, con un'esternalizzazione che arriva al singolo task, no? Così come non so se a qualcuno è capitato anche di leggere qualcosa su Amazon Mechanical Turk, no? Che questa una delle tante, perché Amazon in realtà ha una marea di branchie da questo punto di vista, una delle tante è questa piattaforma al quale di recente mi sono iscritto, chiaramente per, come dire, curiosità, mettiamola così, tipo tre giorni, l'altro ieri, insomma, ho lavorato per Amazon Mechanical Turk, ho fatto una risata, cioè mandavo un audio dove facevo ridevo, perché quell'audio a un certo punto viene utilizzato, come dire, per un videogioco, verrà utilizzato da qualcuno per un videogioco, per un, non so, o per qualche, per un film, no? Come dire, cioè Amazon Mechanical Turk è questa piattaforma dove fai questo micro lavoro. Non so se vi è capitato l'algoritmo di CAPTCHA, no? Quello visto quando vi dice selezionate tutti i semafori, no? Cioè non è che c'è una macchina che disegna quei quadratini, c'è qualcuno pagato un centesimo al quadratino, magari in India, e che è lì che il suo lavoro è disegnare i quadratini attorno ai semafori, un centesimo al quadratino, e poi non sa neanche se vieni pagato, perché quello, come dire, accade, può essere anche che non vieni pagato, cioè il destinatario ha anche la facoltà, come dire, di non retribuire il lavoro se non è soddisfatto di come è stato prodotto, no? Questo per renderci conto del livello di frammentazione del quale siamo arrivati, non più l'esternalizzazione dei processi produttivi, ma davvero appunto, secondo me questa denominazione che in realtà usa Antonio Casilli di microlavoro è molto efficace, perché ci rende conto proprio del livello di frammentazione al quale siamo arrivati. Però ecco, insomma, esattamente, come dire, le logiche del capitalismo reticolare, molto più che l'innovazione tecnologica, è ciò che si trova dietro all'ascesa della cosiddetta gig economy, no? Che poi, che cosa vuol dire questa parola gig economy, no? Un po' quello che diceva anche il professor Somma prima, gig, come dire, è un termine che viene dall'inglese, vuol dire esibizione. Qualcuno si ricorderà il famoso disco dei Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, no? Ed è proprio questo sistema di retribuzione tipico degli artisti, che vengono retribuiti ad esibizione. Non è che l'artista c'ha un salario, no? Voglio dire, ora
chiaramente stiamo parlando di una professione anche particolare da questo punto di vista, però la parola gig economy vuol dire che quel sistema di retribuzione ad esibizione, no? Come dire, viene generalizzato, e viene generalizzato rendendo appunto il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore un po' come quello dell'acquistare un detersivo o un pacchetto di patatine, no? Cioè, voglio dire, questo è un po' il tentativo, la totale mercificazione del lavoro. Ma questo non è che è stato prodotto, come dire, dalle tecnologie digitali, è stato prodotto da delle trasformazioni che sono avvenute negli ultimi 40 anni, che se da un lato hanno creato quelle condizioni per una spinta verso i lavoretti, quindi in termini di deregolamentazione, in termini di crisi del welfare state, perché poi quello che è stato il capitalismo reticolare ha anche tolto risorse da poter distribuire, no? Quindi, come dire, ha alimentato quella che Connor chiama crisi fiscale dello Stato, no? Da questo punto di vista. E se da un lato ha creato, quindi se nella parte bassa ha creato questa spinta verso i lavoretti, dall'altro lato infatti ha creato un'enorme concentrazione di capitale finanziario. Perché, insomma, non vorrei turbare nessuno, ma non c'è nessun signor Deliveroo, così non c'è, come non c'è nessun signor Glovo, cioè dietro ci sono fondi finanziari che sono Deutsche Bank, che sono Intesa San Paolo, che sono come dire, JP Morgan, cioè paradossalmente questo è un po' il punto, a mio avviso, cioè nel libro ne parlo in questo termine, cioè paradossalmente sono poi gli stessi autori dell'austerità, di quelli che sono state la crisi dell'austerità e della crisi del 2008. In questo senso io non penso che sia una coincidenza il fatto che le piattaforme digitali siano emerse proprio, come dire, a seguito di quello che è stato l'effetto delle politiche dell'austerità, no? Cioè quel tipo di, la spinta che avevano creato appunto alla mercificazione totale del lavoro e verso i lavoretti. Così come non penso che sia un caso che, se ci riflettiamo, la maggior parte delle piattaforme più note siano esse, come dire, del food delivery, siano esse negli affitti di breve durata, siano esse, come dire, nel lavoro domestico, tipo Helpling, Eugenio, Clinzy e questo tipo di piattaforme qua. Cioè, in realtà non è che è Deliveroo che ha inventato la consegna pizza, così come non è che è Airbnb che ha inventato l'affitto di breve durata. Cioè, questi, stiamo parlando di lavori che storicamente hanno occupato una posizione marginale nell'economia, appartenente a quella che, come dire, la letteratura sociologica e giuridica, e non solo, come dire, definisce economia informale, no? Cioè, quel tipo, come dire, di rifugio anche che molti hanno avuto nei momenti di, come dire, di turbolenza economica, no? Cioè, tipico il lavoro del portapizzi, mettiamola così, è uno di quei lavori tipici che uno fa, come dire, per mantenersi fra un momento e un altro. Cosa accade però? Accade che appunto grazie alle tecnologie digitali i capitali finanziari si appropriano di questi ambiti, no? Cioè li assorbono, li trasformano da ambiti marginali dentro una sfera tollerata di informalità, dentro a quello che è a tutti gli effetti il nuovo centro di valorizzazione globale. Cioè, su questo c'è un punto da dirci, a mio avviso, subito, è che quando parliamo di capitalismo di piattaforma parliamo di un fenomeno che per la prima volta si dà in una chiave immediatamente globale. Cioè, non è come il fordismo che per certi versi si diffonde nel mondo proprio nel momento della sua crisi europea, no? Cioè nel momento della crisi, cioè il fordismo entra in crisi in Occidente a seguito del cavallo degli anni 70-80 e si diffonde nel mondo. In realtà il capitalismo di piattaforma immediatamente è un nuovo regime lavorativo di natura globale, no? Cioè che mette insieme davvero dall'America Latina alla Cina, dall'Africa al Nord America o quant'altro, e questo appunto è frutto del fatto che il capitalismo reagisce così alle sue crisi. Cioè, io credo che le piattaforme siano esattamente il modo in cui il capitalismo si è ristrutturato dopo la crisi del 2008, perché un capitalismo fa così, non è che punta solo a produrre più pezzi dello stesso prodotto, no? Più automobili, faccio un esempio, no? Molto, molto classico, ma in realtà punta ad espandere i propri margini, cioè a rendere centro di valorizzazione cose che prima si trovavano ai suoi margini, che erano periferiche, che oggi invece sono teatro, come dire, non solo di processi, come dire, di concentrazione e di sfruttamento del lavoro, ma anche di centralizzazione, perché se guardiamo gli acquisti che avvengono fra queste start-up sono delle cose incredibili dal punto di vista milionario. Prima di Just Eat, Deliveroo e quant'altro, a Bologna c'era questa piattaforma che si chiamava Pizzabò, forse qualcuno se la ricorda, anche in altre città, che era una piattaforma inventata da uno studente di ingegneria e che è stata acquistata per 50 milioni di euro, una cifra incredibile.
Facebook acquista WhatsApp per una cifra di 20 miliardi di dollari. Ora, non è che Facebook aveva bisogno della tecnologia di messaggistica di WhatsApp, no? Che cosa acquista? Acquista rete, no? Acquista informazioni, ecco. E questo però, secondo me, ci punta a riflettere. Cioè, se da un lato esiste una fase classica di sfruttamento del lavoro, mettiamola così, che è quella che si diceva prima, di cui si parla oggi, che rende sempre più merce quello che in realtà merce non è fondamentalmente, ma come dice, ci dice Marx, è il nostro modo di stare sul mondo, il nostro modo di regolare il metabolismo, no? Anche con l'ambiente nel quale ci troviamo immersi. E così, se da un lato, come dire, i capitoli 24 e 25 di Marx sull'accumulazione ci permettono di capire appunto come questo punta costantemente ad espandersi, e dall'altro lato però ci dobbiamo confrontare con qualcosa di nuovo. Perché se da un lato è vero che le piattaforme sono aziende come tutte le altre, devono pagare i lavoratori come tutti gli altri, secondo i termini previsti dai contratti collettivi nazionali, e non gli va dato nessuno sconto da questo punto di vista, dall'altro lato non dobbiamo fare l'errore di leggere queste piattaforme come aziende come tutte le altre. Cioè, da questo punto di vista, queste non sono semplicemente delle aziende, no? Non puntano soltanto ad essere leader del loro mercato, ma puntano a essere il mercato stesso. Cioè, Facebook non vuole essere uno dei tanti strumenti di comunicazione, vuole essere lo strumento di comunicazione attraverso cui passa, come dire, tutto i nostri rapporti, le nostre relazioni. E come riescono a far questo? Riescono a farlo attraverso quella che, secondo me, a mio avviso possiamo, e fortunatamente non solo a mio avviso, da questo punto di vista, possiamo definire una vera e propria seconda fonte del valore. Cioè, di fianco alla fonte del valore tradizionale, che è il lavoro dei rider che consegnano, c'è un'altra fonte del valore che viene sfruttata da questo capitalismo, e che sono i dati. E i dati è il vero petrolio che alimenta questa macchina, che gli consente di espandere, che gli consente, come dire, di diventare sempre di più delle infrastrutture attorno al quale la nostra vita si sta riorganizzando. Mica solo l'economia, mica usiamo le piattaforme soltanto per, come dire, lavorare o per ordinare la pizza, usiamo le piattaforme persino durante la pandemia per garantire un diritto costituzionale come l'insegnamento. Ci siamo rivolti a delle piattaforme private che nel frattempo accumulavano dati, estraevano dati. Io mi chiedo, ma è possibile che un paese, come dire, per offrire un diritto costituzionale come il diritto allo studio si sia dovuto rivolgere a delle piattaforme proprietà di grandi capitali finanziari? Questa, a mio avviso, è un'enorme contraddizione che è passata, come dire, sotto traccia, no? Per certi versi, una vera e propria privatizzazione nascosta, no? Dell'università da questo punto di vista. E lo dico perché appunto io la vedo in questa maniera. Poi non tutti magari in questa stanza siamo d'accordo da questo punto di vista, però, come dire, per me, io su questo sono marxista, cioè io penso che il valore è l'altro lato del lavoro, no? E che non si possa creare valore fuori, come dire, dal lavoro da questo punto di vista. Per cui anche i dati, non è che, come dire, i dati con cui Facebook fa i propri proventi sono indagini di mercato come quelle che fa la Coop, per capirci, no? Non è che quelle che possiamo fare noi sociologi da questo punto di vista. I dati, per avere valore, devono essere un prodotto della nostra interazione quotidiana. Non so se voi ci fate caso, ma quando usate piattaforme, scusami, come Facebook, no? Cioè, se voi vi fermate 3 secondi in più su un gattino, Facebook sa che vi piacciono i gattini. Oppure, se scrollate Facebook, appare tutte le volte un nuovo post. Quello è lo stesso meccanismo di retribuzione, mettiamola così, psicologica delle slot machine, no? È che è una cosa che fa sì che tu più le impieghi le piattaforme e più ne sei dipendente. E questa cosa l'abbiamo visto quando c'è stato il crash di Facebook recentemente, no? Cioè, interi paesi si sono bloccati, perché ormai, come dire, l'intera vita sociale dipende da queste piattaforme. E non è un caso, perché tutte le volte che noi interagiamo, tutte le volte, questo è il senso di lavoro digitale, no? Tutte le volte che poggiamo il dito sopra allo smartphone, noi nei fatti stiamo creando un valore
che le piattaforme sulle quali che le piattaforme estraggono e che mettono a valore, ecco, in qualche modo. Questo è il punto. Cioè, fino ad oggi noi siamo riusciti un po' a convincere qualche governo, qualche sindacato del fatto che i rider, nonostante lavorassero con lo smartphone, come dire, fanno un lavoro come tutti gli altri, no? Ebbene, ecco, ora ci sarebbe da fare lo sforzo in più, è che se volete è più complicato, e cioè il fatto che i rider mica lavorano solo quando hanno una pizza dietro il cassone, mica lavorano solo quando hanno le mani, gli autisti di Uber, sopra il volante, ma lavorano tutte le volte che l'app li costringe ad interagire per prenotare il turno, per comunicare con loro, per segnalare se sono arrivati, dove sono, dove si trovano, no? C'è tutto questo aspetto, a mio avviso è tutto un aspetto inedito che mette in tensione anche, cioè, e che secondo me fa sì che appunto non sono semplicemente delle aziende queste robe qua, ma sono delle vere e proprie infrastrutture, cioè da quale dipendiamo, e che sfidano per certi versi anche confini fra economia e politica, perché quando il materiale sul quale viene costruito valore sono i dati, ragazzi, vanno in tensione, come dire, tutta una serie di confini, come quelli fra l'economia e la politica, ma come anche quelli fra governance, governo e governamentalità, direbbe qualcuno, no? Cioè, infatti, non a caso quello che vediamo è che, dato che, come dire, in questo mondo ormai comanda chi riesce ad estrarre e processare i dati, per certi versi vediamo che c'è anche una ridefinizione geopolitica, questo è il senso anche dell'articolo che ho scritto sulla Fionda, che mette avanti come stanno emergendo dei veri e propri universi di piattaforma geopolitici, quello americano, quello cinese e per certi versi quello russo. No? Cioè, e questo secondo me ci impone anche di renderci conto che la battaglia che portano avanti i rider non è solo una battaglia per la dignità del lavoro precario, ma anche una battaglia per limitare, come dire, lo strapotere di un capitalismo che, come dire, espande sempre di più i propri margini, sconfina e mette a valore anche ambiti, appunto, che una volta erano impensabili, che condizionano in qualche modo la nostra vita, come appunto la pandemia ha messo in evidenza. Ecco, mi fermo qua. Grazie, grazie mille veramente per l'intervento completo e per lo sguardo globale. E ora volevo chiedere a Savino, per restare sul tema società e tecnologia, scrivi nel tuo articolo che intendiamo male il rapporto tra tecnologia e società, cioè siamo in un momento in cui la società esiste per la tecnologia, quando dovrebbe essere l'opposto, cioè dovrebbe essere uno strumento da utilizzare a nostro vantaggio, ma mai a svantaggio dei lavoratori. E tu questa considerazione la fai parlando del tema dello smart working. Sei molto critico nei confronti di una narrazione celebrativa e entusiasta che è stata, diciamo, portata avanti da media, da partiti politici e soprattutto all'inizio della pandemia, in cui appunto il lavoro agile veniva un po' raccontato e celebrato come una nuova frontiera del lavoro, come quasi una vittoria per i lavoratori, perché avrebbe loro permesso di gestire meglio il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita. E questo poi nella quotidianità risulta essere poco vero. E allora ti volevo chiedere, qual è a tuo avviso il significato politico che si nasconde dietro questa narrazione così un po' favolistica dello smart working? Qual è la posta politica in gioco? Allora, intanto grazie per l'invito. Diciamo che rispetto agli ambiti nei quali io provo a fare degli approfondimenti che sono legati sia alla mia attività quotidiana di sindacalista e poi a una, diciamo, attività di indagine anche un po' più teorica, se vogliamo, io pongo sempre particolare attenzione ad un tema che è quello della partecipazione dei lavoratori. Cioè, i lavoratori devono essere messi nella condizione di poter esercitare i loro diritti politici. Io in un altro saggio ho definito i diritti politici del lavoro, cioè riprendendo la Costituzione fondamentalmente, perché poi io sono abbastanza fanatico nel mio, diciamo, rapporto stretto con la Costituzione, penso che dovrebbe esserlo qualsiasi cittadino. Io guardo sempre all'articolo 2, all'articolo 3 della nostra Costituzione, in particolar modo al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, che impone in capo alla Repubblica l'obbligo di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori. E la Costituzione parla di lavoratori. Perché questo? Perché c'è una tensione tra l'enunciare
un principio, l'affermare un diritto, come fa il comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione, e poi la sua effettiva realizzazione. Io sono convinto del fatto che oggi uno dei problemi principali, forse il vero problema sui luoghi di lavoro, non è tanto la previsione dei diritti in capo ai lavoratori, che comunque ovviamente è un tema, ma è la loro esigibilità, la loro materialità. Oggi molti dei diritti sui luoghi di lavoro sono diritti solo ed esclusivamente sotto il profilo formale, direbbe Mortati. Cioè non c'è una declinazione materiale, non c'è una declinazione sostanziale dei diritti. Io qualche giorno fa ascoltavo una conferenza che Luigi Marucci, che è un giuslavorista che è scomparso da poco, faceva 10 anni fa ad un convegno della CGIL a Venezia, e lui diceva: i diritti individuali non devono essere lasciati soli, i diritti individuali isolati non portano a nulla. E secondo me questo è il focus, questo è il tema. Cioè limitarsi a prevedere, e lui faceva notare, era affascinante il suo ragionamento, perché lui diceva fondamentalmente molte delle regole in materia di lavoro sono pleonastiche. Se voi pensate allo studio dei lavoratori, molti dei diritti contenuti all'interno dello studio dei lavoratori sono diritti che sono già enunciati all'interno della Costituzione. Io in questi giorni mi sto occupando di disconnessione, sto scrivendo un contributo sulla disconnessione. Io apro il mio contributo dicendo che noi siamo quasi nel paradosso, siamo quasi cascati nel paradosso di doverci occupare di disconnessione. Cioè esiste il diritto, un diritto specifico in capo al manovale di distaccarsi dal martello a fine turno? Esiste un diritto in capo al medico di distaccarsi dallo stetoscopio a fine turno? Invece noi ci dobbiamo interrogare su un diritto specifico, no? Nel lavoro digitale, a disconnettersi dall'attività. Questo perché? Perché nonostante ci sia ormai un consolidato diritto a lavorare solo per un certo numero di ore, peraltro retribuite esattamente secondo il principio dell'articolo 36 della Costituzione, oggi di fatto, materialmente, ci sono dei lavoratori che sono iperconnessi, perennemente connessi. Io incontro smart working e dico: noi siamo cascati in una sorta di cortocircuito liberista. C'è il tradizionale pensiero liberale che incensava l'uscio e la protezione del privato dall'esterno, in realtà oggi induce la produzione e la produttività a sfondare quell'uscio di casa e ad inseguirti praticamente in ogni angolo della casa, in ogni momento. E allora noi ci dobbiamo interrogare su quali sono, secondo me, le condizioni che favoriscono la partecipazione. Perché la partecipazione è così importante? Cosa ci frega a noi della partecipazione? No? Cosa rende il diritto del lavoro tipico? Perché il diritto del lavoro è il diritto diseguale per eccellenza, a differenza del tradizionale diritto comune? La partecipazione dei lavoratori è essenziale perché i lavoratori, partecipando in forma evidentemente associativa, vanno a riequilibrare un rapporto di forza che si declina nell'ambito del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è un rapporto di forza, dove c'è una parte fisiologicamente più forte e una parte fisiologicamente più debole. Laddove c'è una diseguaglianza, laddove c'è iniquità, essa non è mai statica. Essa si evolve e va a vantaggio, evidentemente, della parte più forte. Ecco perché è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori, perché i lavoratori attraverso la loro partecipazione intervengono laddove il diritto non è materiale, laddove non c'è equità. E allora noi ci dobbiamo interrogare su quali sono le condizioni che rendano possibile la partecipazione dei lavoratori. Prima di tutto dobbiamo comprendere questo: non siamo all'anno zero del mondo del lavoro. Questo è quello che ci fanno credere in ogni circostanza. No? Ogni grande riforma del mondo del lavoro ci descrive il mondo del lavoro come se fosse l'anno zero. Non siamo all'anno zero del mondo del lavoro. Noi dobbiamo tenere presente un percorso attraverso il quale, un percorso incostituzionale, perché non è costituzionalmente orientato, che ci ha condotto alle attuali condizioni del mondo del lavoro. Un mondo del lavoro dove i presidi di diritto individuali sono stati praticamente
spunti sono stati demoliti perché è proliferata la precarietà del rapporto di lavoro, con la proliferazione dei contratti di lavoro atipici, non entro nel merito, sappiamo di cosa stiamo parlando, ed è germogliata maleficamente la precarietà nel rapporto di lavoro, con la liberalizzazione del controllo a distanza, o quantomeno un tentativo arginato in parte, con l'assoluta liberalizzazione del demansionamento, che oggi prevede una normativa che è meno protettiva di quella del 1942. Cioè il legislatore del 2015, modificando la normativa in materia di mansioni, non solo l'ha resa meno protettiva di quella del 70, salva San Dir, ma addirittura è intervenuto a tal punto da renderla meno protettiva della normativa del 42, del codice civile del 42. E mi lascio immaginare in che epoca è stato introdotta quella normativa. E poi il grande tema, l'abolizione della reintegra in caso di licenziamento illegittimo. Cioè oggi un principio assolutamente ragionevole per cui gli effetti di un atto illegittimo devono essere cancellati, nell'ambito del diritto del lavoro, che dovrebbe essere caratterizzato da maggiore protezione, non esiste più. Cioè in caso di licenziamento illegittimo, in moltissimi casi il giudice non ha il potere di porre i lavoratori, di riportare i lavoratori sui luoghi di lavoro. Bene, questo contesto noi ci dobbiamo interrogare: agevola la partecipazione? Ostacola la partecipazione? È chiaro che questa è finita col diventare una domanda puramente retorica, perché è ovvio che un contesto di questo tipo è un contesto avverso alla partecipazione. E laddove un contesto è avverso alla partecipazione, cosa succede? Che molti dei diritti politici del lavoro, nonostante siano formalmente ancora previsti, il diritto al proselitismo, il diritto all'assemblea, il diritto di sciopero, nonostante la normativa in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali, in realtà sono rimaste solo sulla carta. Perché oggi i lavoratori temono di aderire a un'organizzazione sindacale, temono di indire un'assemblea, temono di partecipare a un'assemblea, temono di proclamare uno sciopero, temono di partecipare a uno sciopero. Voi pensate, ma queste cose le può sapere soltanto chi ha contatto con i lavoratori, no? Tu vai a organizzare uno sciopero, un lavoratore ti dice, tu gli domandi, ma che fai, partecipi allo sciopero? Sì, sì, infatti i giorni scorsi ho fatto due o tre ore al giorno di straordinario per mettermi a posto, così posso scioperare tranquillamente. C'è la logica per la quale lo sciopero deve creare, no? Oppure, ma tu che fai? Sei al lavoro, uno sciopero oggi? Sì, ma non ho timbrato. Cioè partecipi allo sciopero, con la decurtazione, queste sono cose reali che accadono anche in ambiti del lavoro ancora tutelati. La gente non timbra, va a lavorare, così formalmente partecipa allo sciopero perché ne sente il dovere morale, ma non crea documento all'azienda e quindi non ha inviso all'azienda. Un contesto di questo tipo agevola la partecipazione politica, e da questo cosa deriva? Che se tu devi prendere il congedo parentale facoltativo in caso di maternità, eviti. Che se il datore di lavoro ti chiede di rispondere a qualche mail mentre sei in malattia, lo fai. Che se devi prendere malattia bimbo, eviti. Oppure, peggio ancora, se il datore di lavoro si dimentica di darti il casco o altri dispositivi di protezione individuale, non lo denunci. Se vedi qualche cavo scoperto, non lo denunci. E quindi vengono meno quello che io ho provato a definire come diritti derivati del lavoro, perché sono diritti che derivano da una condizione di tutela, da una condizione di protezione individuale. Io sono convinto del fatto che se ci vogliamo approcciare a questa materia, noi lo dobbiamo fare con questo approccio: interrogarci su un contesto che ovviamente non può essere certamente un'analisi, come dire, positiva del diritto, deve essere un'analisi complessiva che tiene in considerazione fattori esterni alla normativa formale, ma che ci permettono di comprendere se i diritti delle persone sono effettivamente esigibili. È in questo quadro che cala il lavoro a distanza. È in questo quadro che cala il lavoro a distanza.
non su un lavoro che non ha delle caratteristiche specifiche, ha queste caratteristiche. Quindi in un contesto nel quale la partecipazione, non voglio dire che è completamente inficiato, completamente compromessa, ma sicuramente indebolita, cala un modello di lavoro a distanza. Un modello di lavoro a distanza che di per sé, anche prima dello scoppio della crisi sanitaria, aveva dei vulnus in termini di protezione individuale, ad esempio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esempio in materia di disconnessione. Il diritto a distanza è più, il lavoro a distanza è più povero, perché lavori di più a parità di retribuzione da bellare, è più povero. Molte indennità le perdi, il ticket pasto lo perdi, in moltissimi casi, a meno che la contrattazione collettiva non deroghi in meius la normativa di legge. Quindi ci sono molti problemi di natura individuale. Questi problemi di natura individuale ovviamente si accentuano qualora lo smart working diventasse il nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa, quindi come unica modalità di lavoro. Ma ciò che in effetti può comportare i rischi maggiori è proprio il piano politico e collettivo. Cioè, ancora una volta, dobbiamo interrogarci. Immaginiamo il lavoro agile come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa, quindi si lavora solo a distanza. Questo contesto agevola la partecipazione dei lavoratori? Rende efficace la partecipazione dei lavoratori? E quindi laddove c'è uno scostamento tra diritti materiali e diritti formali, questo scostamento può essere riequilibrato attraverso la partecipazione dei lavoratori? Questa è la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere. Qualora lo smart working assumesse la connotazione di un nuovo paradigma di prestazione lavorativa. Allora, perché scrivere contro lo smart working? Scrivere contro lo smart working serve ad aprire una riflessione su questo tema, perché noi negli ultimi mesi abbiamo letto di tutto. Abbiamo letto prima di tutto di un lavoro agile che rende liberi, e questa è una palla, oggettivamente una sciocchezza, perché l'idea di lavoro agile appunto è quella per la quale tu lavori da dove vuoi. Ma io vi domando, nella vostra quotidianità, quanti smart worker incontrate? Quanti ne avete incontrati al mare, in piscina, in montagna? Quanti ne avete incontrati? Quanti ne incontrerete in settimana bianca di smart worker liberi di lavorare da dove vogliono? Quindi ciò che noi abbiamo conosciuto in fase emergenziale non è lo smart working così come inteso nel 2017. Primo. Lo smart working inteso come risoluzione a qualsiasi tipo di problema. Qualsiasi. Io adesso, mentre ero al bar a prendere il caffè, mi scrive uno, mi dice: smart working dal borgo. Com'è che si chiamava? Ve l'avevo anche detto. Ha scritto questo. Ve lo dico. Ecco. Workation. Una roba a metà tra il lavoro e la vacanza. Oppure... Io vengo da Cerignola, a 18 anni sono un regionale, sono dovuto andare a Perugia per 6 anni a 3.000 euro di borsa di studio all'anno per laurearmi, e mi devo sentir dire che lo smart working è il sistema per rilanciare l'occupazione al sud, il south working. Pensate che sia offensiva per chi ha vissuto, no, con violenza l'emigrazione dalla propria terra. Pensate che sia offensiva un'imposizione di questo genere? Oppure lo smart working come risoluzione al problema dell'inquinamento, lo smart working come risoluzione al problema della mobilità, lo smart working come risoluzione al problema del senso di solitudine degli animali domestici. Testate di primissimo piano, la stampa, Repubblica, questi sono i giornali che parlano di questi problemi. Senza una riflessione, ad esempio, su come lo smart working aumenti le diseguaglianze. Perché se le case sono diverse, perché le case degli italiani sono diversi, è inevitabile che se ognuno lavora all'interno del proprio appartamento, lavora da contesti diversi. Quindi piuttosto che introdurre un percorso di abbattimento delle diseguaglianze, noi erigiamo le diseguaglianze tra le persone. E poi c'è un problema economico, forte, perché se io partecipo all'acquisto dei mezzi di produzione, a parte il problema economico che io mi devo accollare alla spesa, ma incido culturalmente sul paradigma del lavoro dipendente, perché investo sui mezzi di produzione e quindi mi accollo parte del rischio d'impresa.
questi non sono fatti secondari su cui si può glissare. Quindi contro lo smart working che cosa voleva dire? Contro una certa narrazione di smart working. Fermarsi a parlare di smart working significa, in questo articolo ho cercato di fare questo, fermiamoci, proviamo a spezzare un po' l'idea della nostra rivista, no? Quella di essere un sassolino che prova in qualche modo a bloccare un ingranaggio narrativo dominante che cerca di dipingere il lavoro agile come la soluzione a qualsiasi tipo. Poi io ho un metodo molto semplice per capire dov'è la parte della ragione. Individuo alcune figure, ascolto quello che dicono e sono certo al 100% che sia giusto dire esattamente il contrario. No? Ci sono alcune, c'è il Chino, c'è De Masi, voi individuate delle figure, ascoltate quello che dicono e sostenete esattamente il contrario e siete convinti di essere dalla parte della ragione. Ora, quando qualcuno diceva che lo statuto dei lavoratori altro non era che un'attuazione della Costituzione, no? L'affermazione di determinati presidi di protezione che potessero in qualche modo attuare il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione. Ecco, questo è il principio col quale, secondo me, non dobbiamo tornare a ragionare. Interrogarci su quello che è il contesto nel quale i lavoratori sono, sui luoghi di lavoro ogni giorno, e domandarsi se questo contesto sia un contesto favorevole alla partecipazione dei lavoratori. Ora qualcuno, e concludo, risponderà che dobbiamo interrogarci sulla sostenibilità delle regole in materia di lavoro. E se qualcuno ci venisse a dire che un modello tradizionale protettivo di diritto del lavoro oggi è insostenibile, quella persona probabilmente avrebbe ragione. E questo è il dramma nel quale siamo. Probabilmente l'approccio originario del diritto al lavoro oggi in questo contesto è insostenibile. Ma allora due sono le cose: o ci preoccupiamo della sostenibilità attuale del diritto del lavoro oppure cambiamo il modello. Io ritengo che sia quello che noi dobbiamo fare, cambiare il modello perché la nostra idea di diritto del lavoro torni ad essere un'idea sostenibile, laddove ci siano nuove variabili indipendenti all'interno della contrattazione collettiva, e queste variabili indipendenti non possono che essere giustizia, equità, dignità, libertà sui luoghi di lavoro, i nostri principi costituzionali. Grazie, grazie mille per questo intervento così sentito e sincero. E volevo fare un secondo giro di domande, magari più brevi, per poi lasciare spazio al pubblico se ci sono domande, se vogliamo, sì, se volete intervenire. Diciamo, Savino parlava della rivista La Fionda come di una rivista che vuole essere un sassolino che prova a scardinare la narrazione dominante. E diciamo, in questo senso leggerei anche l'articolo scritto dal professor Somma per la rivista, un articolo in cui appunto si vuole rimettere in discussione la narrazione che c'è oggi su due misure che sembrano, che vengono molto, diciamo, presentate come soluzioni ai mali dalla disoccupazione alla povertà, che sono il reddito minimo garantito e il famoso per noi italiani il reddito di cittadinanza. E diciamo, nell'articolo, cito quello che scrive il professore, in realtà vengono un po' descritte queste due misure come degli strumenti in fondo funzionali e utili al neoliberismo, perché, e qui cito testualmente, entrambe le misure promuovono la formazione di un deposito mobile di forza lavoro erogabile a comando e sempre nel momento giusto. Le volevo chiedere sia di magari chiarire meglio questo punto, e poi avevo una mia curiosità, cioè se questa sua lettura del reddito di cittadinanza come di uno strumento utile e funzionale al neoliberismo è corretta, allora come dobbiamo interpretare le resistenze e la vera e propria opposizione che la misura in Italia a firma 5 Stelle, di cui è stata bersaglio e oggetto la misura italiana da parte praticamente di tutti i partiti politici principali, da parte della stampa e dell'apparato industriale? Allora, innanzitutto una precisazione. Quello che noi italiani chiamiamo reddito di cittadinanza non è un reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una cifra corrisposta individualmente a chiunque, senza condizioni e senza considerazione per la sua consistenza patrimoniale.
In questa forma è proposto da molti, ma non è mai stato realizzato. Si fa il caso dell'Alaska. Ora, l'Alaska è una regione particolarmente inospitale, uno stato particolarmente inospitale degli Stati Uniti. Per questo motivo si danno dei soldi a quelli che decidono di essere residenti lì, ma parliamo di una cifra che varia dai 1.000 ai 2.000 dollari all'anno. Quindi evidentemente non è un reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza deve consentirti di vivere e non al limite della soglia di povertà. È una misura che è stata molto mitizzata, perché si dice: se io non sono costretto a lavorare per vivere, allora inceppo in qualche modo la mercificazione del lavoro, inceppo i fondamenti del capitalismo. Attorno a questa idea si sono sviluppati dibattiti molto, molto accesi. Io personalmente penso al contrario, che se io ho comunque una cifra che ottengo dallo Stato, allora questo diminuisce la conflittualità sul mercato del lavoro e quindi paradossalmente mi presenta agli occhi del capitale come un lavoratore in qualche modo addomesticato. E poi soprattutto non capisco perché lo Stato dovrebbe pagare me per consentire a un datore di lavoro di pagarmi poco. Però vabbè, non voglio entrare nel dibattito sul reddito di cittadinanza, è una cosa. Allora, quello che noi abbiamo in Italia non è un reddito di cittadinanza, perché non è quella misura lì, ripeto, una cifra relativamente consistente che viene data senza condizione all'individuo, a prescindere dalla sua consistenza patrimoniale. Quello che noi abbiamo si chiama reddito minimo garantito. Voglio subito dire una cosa, che per come siamo scassati, quantomeno questa forma, con i difetti di cui parlerò tra un momento, è in ogni caso da apprezzare, perché è uno strumento di redistribuzione della ricchezza. E qualsiasi cosa redistribuisca ricchezza, dal mio punto di vista è positivo, la redistribuisce ovviamente dall'alto verso il basso e non come invece sta avvenendo sempre di più nell'altro senso. Dopodiché, questa misura, cioè il reddito minimo garantito, ce lo chiede l'Europa. Cioè, ci sono dei documenti europei, stiamo parlando di politiche sociali, per cui non c'è una competenza esclusiva dell'Europa, quindi non sono. Però è l'Europa che lo chiede. Il penultimo paese ad aver adottato questa misura è stata la Grecia, l'ultimo paese ad aver adottato questa misura è stata l'Italia. Con il reddito di inclusione, non mi ricordo neanche quale fosse il nome, ma l'aveva introdotto il precedente, cioè il governo precedente ai governi, non sono stati 5 Stelle, è stato il PD, che aveva introdotto una misura identica a questa, con una piccola differenza, cioè che gli davano 200 euro al mese, che francamente non so esattamente che idea di soglia di povertà possa stare dietro a questa cosa. Dagli 80. Prego? Dagli 80 ai 200. Ecco, appunto. Quindi è una misura voluta dall'Europa che rientra nella nuova idea molto neoliberale, secondo me, di Stato sociale attivatore. Perché tu non sei destinatario di una cifra che ti consente di vivere dignitosamente, o comunque in teoria dovrebbe avvicinarti ad una vita dignitosa. No, tu sei destinatario di una cifra che ti mette in una sorta di ricatto, per cui sei comunque costretto a lavorare nel caso in cui il lavoro venga trovato. Cioè, tu puoi rifiutare la prima proposta di lavoro, la seconda proposta di lavoro non la puoi rifiutare a meno che non sia ad una certa distanza esagerata dalla tua residenza, la terza proposta, anche se tu
tu vivi ad Aosta e te lo propongono a Palermo, o se vivi a Palermo e te lo propongono ad Aosta, tu la devi accettare. Ovviamente sono proposte di lavoro che sono calmierate rispetto a quello che ti danno in termini di reddito di cittadinanza, che deve stare entro gli 800 euro nella situazione migliore per te che lo percepisci. Il fatto che questa misura non stia funzionando è perché non funziona il ragionamento che sta dietro la creazione di questa misura, no? I neoliberali, un keynesiano sostiene la domanda, cioè bisogna mettere soldi in tasca ai consumatori, così i consumatori consumano, in questo modo incrementano i livelli occupazionali secondo una spirale virtuosa che si autoalimenta. E questo è il modello keynesiano, mettere soldi in tasca ai consumatori, cioè ai lavoratori. Il modo neoliberale invece è l'opposto, cioè si finanzia la domanda, si abbatte la pressione fiscale sulle imprese, oppure si costruisce un esercito di persone che sono costrette ad accettare lavori sottopagati. Cioè, il problema, il motivo per cui il reddito di cittadinanza non funziona, non è perché la gente vuole stare sul divano, ma perché semplicemente il lavoro non c'è. E se il lavoro non c'è, ti puoi inventare qualsiasi cosa, i navigator, tutto quello che vuoi, ma la cosa non funziona. Voi pensate che il modello tedesco, che è quello di riferimento per il legislatore italiano, ci ha guardato, cioè sono venuti dei funzionari tedeschi a studiare il reddito di cittadinanza, il cosiddetto reddito di cittadinanza italiano, e ha detto: guardate, non l'avremmo fatto meglio del vostro. E se non funziona è perché appunto il lavoro non c'è, se il lavoro non c'è, non c'è lavoro. Anzi, magari vuol dire quello che è successo, un'altra, perché viene attaccato questo cosiddetto reddito di cittadinanza, no? Perché appunto ci sono le persone che stanno sul divano, ma non stanno sul divano, semplicemente il lavoro non c'è, oppure si rifiutano di lavorare a prezzi da fame, meno male. Già aver redistribuito un minimo di ricchezza e aver, vuol dire, semplicemente consentito alle persone di dire: ma io non lavoro per una cifra da fame, pagatemi in base a quello che dice l'articolo 36 della Costituzione, cioè il lavoro deve consentirmi di condurre una esistenza dignitosa a me e ai miei familiari. Quindi da questo punto di vista io non lo attacco per gli effetti immediati. Detto questo, è comunque una misura pensata non tanto per redistribuire ricchezza, quanto per costringere i disoccupati a lavorare, ovvero ad accettare lavori sottopagati in una situazione nella quale il lavoro non c'è, perché non ci sono misure keynesiane di sostegno al lavoro. Però perché non può esserci un sostegno keynesiano al lavoro anche lì? Perché come nella libera circolazione dei capitali, anche qui i confini contano, ahimè. Non sto parlando dei confini che quelli che vogliono rafforzare, ad esempio, in questa fase di drammatico scontro ai confini dell'Europa con i migranti, eccetera. Io, i confini di cui parlo, sono quelli che difendono un modello di gestione del conflitto sociale, un modello di redistribuzione della ricchezza. Lo stesso Keynes dice: cioè, tu non puoi, ad esempio, mettere soldi in tasca ai lavoratori e però non avere dei meccanismi per cui questi lavoratori che hanno soldi in tasca li usano per rimettere in moto un ordine economico che sta all'interno di confini. Perché non si possono dare soldi in tasca a lavoratori di un paese e poi quei lavoratori usano quei soldi per alimentare lo sfruttamento del lavoro in un paese del terzo mondo, dove le merci vengono prodotte, come sappiamo, senza rispetto neanche dei diritti scassati che esistono nel nostro contesto. Quindi
ci vuole evidentemente ci vuole un'ideologia diversa che non sia quella neoliberale, ma poi ci vuole un'architettura istituzionale che non sia quella neoliberale e che non sia quella dell'Unione Europea. Questa è la mia critica al reddito di cittadinanza, però ripeto, per gli effetti minimi e probabilmente non voluti, e infatti per quello lo criticano, no? Che ha redistribuito ricchezza e ha spinto le persone a dire: se proprio mi dovete sfruttare, allora preferisco veramente non accettare un lavoro con uno stipendio fatto. Gli effetti non voluti sono ottimi, per il resto però sono non voluti, perché se funzionasse come avevano in mente, avremmo veramente un esercito di persone che sono disponibili a lavorare, in realtà sono obbligati a lavorare, ed essendo sempre di più, per la legge del mercato, cioè sono costretti a farlo per un salario sempre di più. Questi sono i problemi attorno alla legge di cittadinanza, ma visto che lo stanno per abolire, li stanno risolvendo in modo, mi pare, radicale. Grazie, grazie mille. Volevo ora fare una domanda invece a Marco Marrone, anche diciamo nella speranza di vedere una nota positiva, di riuscire a cogliere qualche elemento che dia un briciolo di speranza. E, come dicevi prima, ti sei occupato molto delle lotte dei lavoratori del food delivery, e che sono in parte riuscite a migliorare effettivamente le loro condizioni di lavoro. Perciò ti volevo chiedere quali sono stati, secondo te, gli elementi che hanno appunto consentito una parziale vittoria o comunque un miglioramento della situazione, e se magari questi elementi possono anche essere, questa lezione può essere generalizzata e applicata anche in altri contesti. Questa è una domanda molto difficile, anche diciamo rispondermi in tempo breve è ancora più difficile. Poi in realtà no, c'è una cosa da dire, nel senso che alla fine dei conti secondo me i rider poi hanno tanto da imparare ancora da altre lotte, da altri movimenti, che da insegnare, però come dire, sì, effettivamente diciamo sfidano, mettiamola così, sono riusciti a sfidare, o comunque sono posti in controtendenza rispetto a un trend storico che non solo, come dire, aveva relegato il sindacato a vecchio orpello, no, sembrava, no, come dire, non più interessante per molti lavoratori, appunto anche rispetto a quelle che sono state tutta una serie di lotte che pure ci sono state, ci sono ancora per fortuna, ma che spesso non riescono, come dire, a portare a casa nulla. Ecco, secondo me per capire la lotta dei rider, e questo lo dico in termini generali, per capire la lotta dei rider, secondo me c'è da guardarli non come lotte per la redistribuzione, mettiamola così, ma come lotte per il riconoscimento, no? Prendo in prestito due categorie da un grande sociologo italiano, Alessandro Pizzorno, che appunto parla delle mobilitazioni del ciclo 68-69 in Italia degli operai come lotte non per la redistribuzione, ma per il riconoscimento della classe, cioè lotte che a discapito di quello che magari si è scritto, si è detto, si è sentito, no? Che non avevano al centro semplicemente la questione del salario inteso come i soldi che arrivano a fine mese, che poi per carità c'è anche quello, no? È importante, ma come dire, non si risolvevano, non si esaurivano rispetto alla componente salariale, no? E che invece provavano a guardare, come dire, al salario nella sua forma tra virgolette politica, mettiamola così, no? Come strumento di cittadinanza, no? Sociale e politica, no? Quindi lotte che non si esaurivano con l'aumento di 50 centesimi di salario, ma che appunto avevano come oggetto quello di rendere la società un posto migliore per chi viene da quella classe sociale là, fondamentalmente, no? Poi tra l'altro sulla questione di riconoscimento è stato scritto molto, non solo da Pizzorno, no? È stato scritto insomma da autori come Axel Honneth piuttosto che lo stesso Hegel, no? Per dirne esempio, ecco, secondo me quello che Hegel scrive sul riconoscimento un po' ci fa comprendere, no? Perché
ci introduce rispetto a questa questione, perché Hegel, come dire, ci parla del riconoscimento come il processo di democratizzazione, no? Cioè di costruzione di cittadinanza, il modo in cui individui entrano nella società, e lo divide su tre ambiti, cioè la famiglia, la società e lo Stato, no? Okay. Quindi sono tre livelli di riconoscimento che, se superati, come dire, ci consentono l'allargamento delle maglie della democrazia di cittadinanza. Guardate bene, il riconoscimento non è una pacca sulla spalla, no? Cioè, riconoscimento è una mutazione, come dire, che non implica neanche solo il cambiamento di condizioni di chi lo riceve, ma soprattutto di chi lo dà. Ok? Cioè, chi riconosce in un certo senso modifica se stesso e muta se stesso. E perché mobilito questa categoria? Perché comunque il primo ostacolo che è stato da superare nel contesto dei rider è un po' quello che era, perché i rider venivano etichettati come i cosiddetti inorganizzabili, no? Cioè, che frammentati con le tecnologie digitali, no? Voglio dire, individualizzati in un livello altissimo di turnover, soprattutto nella fase iniziale. Ricordo, come dire, che si costruiva perennemente questa dicotomia fra chi ci diceva: vabbè, ma perché io devo lottare per un lavoretto che domani mollo per fare magari un qualcos'altro nella vita, e altri tendenzialmente di origine migrante che invece ci dicevano: cioè, fa pure schifo sto lavoro, ma senza di questo io, insomma, non ho di che mangiare, quindi ho paura di espormi, a mettere in discussione, perché appunto poi non mangio più. Ecco, questo primo di livello interno di riconoscimento, ad esempio, è stato superato mica con un'innovazione. Ecco, un'altra delle grandi dicerie che i rider hanno inventato: il sindacalismo 2.0, grande baggianata. Questo primo livello di riconoscimento è stato superato grazie a uno strumento antico, ancora prima del sindacato, che è quello del mutualismo. Cioè, Radio Azione in Bologna non nasce come sindacato per cui la gente si mette lì e dice: no, vogliamo protestare, lottare. Nasce come gruppo di mutuo aiuto, mettiamola così, no? E che poi ad un certo punto, però, come dire, si trovano a condividere i problemi del lavoro, perché il sindacato, e questo un po' anche quello che ho provato a fare con il libro, appunto, che ho scritto su queste vicende. Il sindacato mica nasce quando uno si fa la tessera, per carità, poi è importante pure quello, però il sindacato nasce quando due persone si ritrovano, come dire, e si rendono conto che i problemi del lavoro, del proprio lavoro, non sono delle sfighe individuali, ma sono in realtà il risultato di una condizione di ingiustizia e di asimmetria radicata all'interno della società. Ecco. E questo, insomma, riuscire a passare questo primo livello, quindi riuscire, il mutualismo, come dire, è stato un po' poi quello strumento che ha consentito, no, di riconoscersi come membri di una stessa classe, no? Sia tu che venivi dal Bangladesh, o quello che, come dire, faceva lo studente o quant'altro, nel momento in cui facevano quel lavoro si riconoscevano come, per certi versi, membri della stessa classe, parte di uno stesso processo di sfruttamento, ecco, mettiamola in questa maniera. Ed è stato uno strumento, come dire, fondamentale, che ci ha consentito, in un contesto assieme anche ad altri tipi, perché poi appunto anche dal punto di vista tecnologico, sì, per carità, soprattutto la tecnologia impiegata dal capitale è finalizzata, come dire, ad estrarre ancora di più, a sfruttare ancora di più, però, come dire, questo non nasconde che ci possono essere anche dei controusi dal punto di vista tecnologico, per cui banalmente quando le aziende ci facevano le chat con i dispatcher, noi prendevamo, costruiamo dei paralleli, e WhatsApp è stato un fenomenale strumento di coordinamento di un lavoro così diffuso dentro il contesto urbano, no? Quindi esiste anche uno spazio di controimpiego, ecco, mettiamola così, della tecnologia impiegato dentro questo utilizzo. Però ecco, forse la cosa più interessante, però, da questo punto di vista, è stato un po' il rapporto, come dire, nei confronti dello Stato. Rapporto che però, come dire, per comprendere da questo punto di vista, secondo me è necessario anche un po' liberarci, non so se su questo siamo tutti d'accordo, però a mio avviso è necessario anche un po', cioè quello che è stata la grande intenzione dei rider, che ad un certo punto si sono resi conto che lì dove le asimmetrie di potere erano troppo forti, no? Cioè, perché noi ci impiegavamo 3 mesi per riuscire a costruire uno sciopero che poi accadeva in una città, e con aziende che, come dire, pure solo in parte facevano soldi appunto con
con la consegna cibo, ma che spesso lo facevo appunto con i dati e con altre cose che continuavano ad andare avanti. Ecco, noi a un certo punto ci siamo resi conto che quando le asimmetrie di potere sono così ampie, perché Ryan, essendo considerati lavoratori autonomi, non hanno diritto a nulla, cioè dal punto di vista sindacale, cioè non è che non hanno diritto solo al salario orario, e, cioè non hanno diritto, non hanno possibilità di accedere ai tradizionali strumenti sindacali. Ecco, lì ci siamo resi conto che, come dire, la semplice dinamica capitale lavoro secca, chiamiamola così, non era attuabile, cioè era qualcosa, come dire, che per certi versi era un gioco a perdere, ecco, incredibilmente dispendioso. Allora abbiamo deciso di fare un qualcosa che poi in realtà, insomma, anche qua non è che hanno inventato i rider, ma perché poi questa condizione per cui uno lavora senza essere riconosciuto come lavoratore, a noi ci sembra assolutamente, e giustamente, ci sembra qualcosa di aberrante, ma nella verità delle cose, se guardiamo un po' il mondo, che è una roba grande, cioè 2/3 dei lavoratori del mondo lavorano senza avere diritto a un contratto di lavoro, insomma, cioè delle due, piuttosto, come dire, il regime di diritto europeo ad essere l'eccezione dentro una storia del capitalismo, con una storia di sfruttamento, come dire, anche della carne umana e di estrattivismo come quella che stiamo vivendo adesso, no, per certi versi. Ecco, però appunto lì ci si è resi conto che, guardando anche esperienze come quella dei lavoratori indiani, no, che appunto da questo punto di vista storicamente non utilizzano il loro potere di lavoratore, ma utilizzano il loro potere, come dire, di influenzare l'opinione pubblica, di influenzare i comportamenti di voto, mettiamola così. Cioè, abbiamo avuto questo tipo di intuizione a partire un po' anche dalla città, che è il terreno sul quale poi si svolge questo lavoro nella consegna, di non prendercela soltanto con le piattaforme, ma di chiamare in causa, come dire, le istituzioni, ecco, di far pressione nei confronti dello Stato e farlo muovere da questo punto di vista. E questo, come dire, ha attivato tutta una serie di meccanismi che poi, come dire, sono giunti anche alla firma del contratto di Justit. Però, come dire, questa è una cosa importante, secondo me, e sul quale sottolineo che, cioè, per capire anche questo tipo di rapporto che c'è stato fra i rider e lo Stato, mettiamola così, bisogna un po' liberarci da un'idea, chiamiamola così, paternalista, se non addirittura patriarcale, dello Stato stesso, per cui, come dire, è questo monolite distante da noi e che a un certo punto interviene o risolve o disastra le cose, no? Cioè, come dire, se c'è un alimento che, a mio avviso, lo statocentrismo, la statofobia, come dire, si trova a condividere, esattamente questa visione dello Stato come se fosse qualcosa di esterno a noi, che ad un certo punto arriva e con un colpo di bacchetta rende le cose, come dire, cambia le cose e le rende come vogliamo. L'esempio del reddito di cittadinanza di cui si diceva è, come dire, emblematico, secondo me, del livello di complessità invece che la società e l'economia ha nei confronti delle politiche, e che quasi mai le politiche che vengono disegnate hanno l'effetto, come dire, desiderato da questo punto di vista. Per cui, perché faccio questo tipo di ragionamento? Perché, come dire, non è che il rapporto dello Stato nella vicenda dei rider è stato quello di intervenire e legiferare, come dire, su un settore nel quale non si avevano gli strumenti, ma è stato quello di riconoscere, cioè la Carta di Bologna, che è stato l'accordo che abbiamo firmato, come dire, nel 2018, e che è stato il primo accordo, come dire, con una piattaforma che è arrivato a livello territoriale, non è che ha regolato, così come la legge 128 del 2019, il cosiddetto decreto Rider, in realtà ha regolato ben poco, come dire, quel settore, non ha definito, ha creato degli strumenti, ha riconosciuto il valore, per certi versi politico, chiamiamola così, di quella vicenda, e ci ha consentito di fare quel passaggio, come dire, di trasformare una vertenza da semplice vertenza a un vero e proprio scandalo, come dire, a sollevare l'opinione pubblica, un po' come stanno facendo anche in questi mesi gli operai della GKN, per dirci. E, come dire, dentro quello spazio mediatico siamo riusciti a costruire, per certi versi, organizzazione. Abbiamo sfruttato quello che era quello spazio mediatico per rafforzarci, per costruire, come dire, radicamento dentro quel settore, e oggi, come dire, c'è un contratto in una di queste piattaforme, ci sono dei rappresentanti sindacali, e per certi versi si sta
facendo questo lavoro faticoso, perché poi anche là, insomma, non è che è tutto liscio come l'olio, non voglio entrare nelle vicende specifiche di ogni singola piattaforma, ma via via si sta costruendo questo percorso. Ma non è che è un percorso che si è costruito perché appunto lo Stato è intervenuto con la bacchetta magica in questa vicenda, è perché si è riuscito a costruire una dinamica, se volete, anche virtuosa da questo punto di vista, che nel riconoscere i lavoratori, e badate bene, non è che l'ha fatto solo il legislatore, io quando parlo di Stato in questo senso non è che intendo il governo, intendo anche quello che è stato l'inchiesta per esempio dei carabinieri di Milano, intendo quello che sono stati il lavoro dei giudici del lavoro, intendo per certi versi anche il ruolo dei sindacati tradizionali, che almeno nella fase iniziale non hanno avuto il ruolo degli organizer, no? Cioè non hanno organizzato i lavoratori, hanno avuto un po' il ruolo, come dire, di attore economico e sociale, no? Con il quale abbiamo costruito un dialogo proficuo, no? E che ci ha consentito anche di avanzare da questo punto di vista. Però ecco, appunto, questa cosa secondo me è stato anche un modello interessante per il quale nell'epoca del neoliberismo, dove lo Stato viene, a mio avviso, appunto, queste due polarità alla fine dei conti si toccano, perché viene descritto come qualcosa di assolutamente inefficace o come qualcosa, come dire, di in grado di risolvere qualsiasi questione nel mondo, in realtà la verità sta un po' nel mezzo, mettiamola così, per cui un po' come ci dice anche Poulantzas, no? Cioè un terreno sul quale si può costruire una battaglia che ci può consentire di avanzare, ma se, come dire, ci liberiamo dall'idea che debba essere l'attore un po' che risolve la questione. Ecco, io credo che questo sia stato un po' anche un, tra l'altro, terreno di riflessione anche non propriamente mio dal punto di vista disciplinare, ma sul quale sto provando a ragionare, perché sono convinto che appunto questo tipo di rapporto, che per certi versi inverte quello che è stato un po' il frutto di 40 anni di neoliberismo, in cui viene descritto appunto come questa cosa assente ma che se si sveglia è in grado di cambiare tutto, o come questa cosa ormai ridotta a brandelli e del tutto insignificante, credo che la vicenda dei rider abbia invertito non soltanto, come dire, la tendenza sindacale, ma anche di questo tipo di rapporto. Ecco, in questo senso, per certi versi, era anche un po' lo slogan che ha animato le nostre lotte, cioè non per noi ma per tutti, perché poi la nostra convinzione è che appunto nella notte più buia, alla fine dei conti, basta una scintilla per riaccendere la speranza. Grazie mille. E, quindi il primo elemento essenziale, diciamo, per avere una lotta efficace è riconoscersi, però per riconoscersi ci si deve vedere, bisogna esserci di persona, e in questo senso lo smart working sembra remare in direzione assolutamente contraria, cioè non sembra appunto procedere in quella direzione già segnata di disgregazione della dimensione sociale e collettiva del lavoro. E quindi, per chiudere, io proprio ingenuamente mi chiedo per quale motivo le grandi associazioni sindacali non riescono a cogliere la dimensione drammatica del, diciamo, del pericolo rappresentato dallo smart working e dalla iperdiffusione di queste piattaforme digitali che non fanno altro che allontanarci. Questo succede perché le grandi organizzazioni sindacali ormai da tanto tempo hanno smesso di fare visione. Hanno smesso di elaborare una visione della società e del mondo che va perseguita. Cioè noi abbiamo, e non è sempre stato così, noi abbiamo avuto un'epoca storica nella quale si parlava di extracontrattualità del sindacato, cioè un sindacato che debordava rispetto ai temi stretti della contrattualità. Si parlava di supplenza sindacale, cioè il sindacato interveniva per, come dire, in caso di assenza di intervento pubblico, di riflessione pubblica per proporre un'idea. Si parlava di contropiano sindacale, cioè del sindacato che proponeva una visione alternativa di società. Si parlava di pansindacalismo, di stato sindacale, cioè un contributo così forte del sindacato nell'elaborazione di una visione da parlare addirittura in termini negativi di pansindacalismo, cioè un sindacato che mette il becco ovunque. Oggi noi siamo in una parentesi completamente diversa, dove il sindacato, che dovrebbe svolgere invece evidentemente una funzione di supplenza, ha operato un completo riflusso. Allora, già il fatto che in determinati ambiti emergenti ci sia la necessità di auto-organizzarsi, per me già questo è patologico, che denota un vuoto che il sindacato dovrebbe invece preoccuparsi di colmare. Cioè il fatto che il sindacato si preoccupi
quasi esclusivamente della rappresentanza degli interessi dei suoi associati, per me questa è oggi una patologia del sistema sindacale, rispetto alla quale bisogna assolutamente intervenire. Il sindacato è diventato sordo rispetto al movimentismo, che invece era un elemento essenziale dell'attività sindacale di successo. Io vorrei ricordare che l'autunno del 69 in Italia si è realizzato, a differenza che in Francia, perché ad un certo punto il sindacato inizia a dialogare col movimento studentesco. Altrimenti no. Se non si fosse creato quest'asse, l'autunno del 69, con i rinnovi contrattuali del 69, non ci sarebbe stato. C'è stato perché il sindacato ha deciso di dialogare col movimento, no? Quindi c'era un dialogo costante col movimento e c'era un'assoluta indipendenza rispetto alla politica. Indipendenza che poi è venuta meno. Poi iniziate a pensare ai primi grandi segretari generali che appena dismettevano la casacca di segretario generale andavano in Parlamento nelle file del partito di riferimento. Guardate che c'è stato un periodo, io sono veramente sono rimasto sorpreso, nonostante faccia sindacato da tanti anni, c'è stato un periodo in cui, e parlo per esempio della contrattazione del 69, Confindustria denunciava il contratto imposto. Quando io ho letto queste pagine le ho dovute rileggere perché temevo di aver capito male. C'erano gli industriali che dicevano: però ragazzi, non ci imponete il contratto. La roba che oggi per un sindacalista che fa contrattazione collettiva suona come una barzelletta. C'era Confindustria che supplicava affinché il contratto collettivo nazionale avesse funzione di pace sociale, come a dire: per 3 anni di valenza del contratto non riaprite la lotta, vi prego. Prima il professor Somma faceva riferimento alla contrattazione di secondo livello. Nel 69 erano i sindacati a volere la contrattazione di secondo livello, perché il contratto di secondo livello poteva essere solo ed esclusivamente integrativo. Oggi il contratto di prossimità, ai sensi del decreto Sacconi, che è il 138 del 2011, può andare in deroga, in peius alla legge. Pensate come si è stravolta la realtà. C'è un tempo il sindacato faceva tremare la controparte, la faceva tremare. Ripeto, Confindustria diceva: stabiliamo che pensateci, alcuni sindacalisti definirono il contratto collettivo nazionale come una camicia di nesso, cioè una camicia mortifera. Il contratto collettivo nazionale ingabbiava il sindacato. Diciamo, per 3 anni non possiamo più rivendicare. Noi oggi, quando firmiamo un contratto collettivo nazionale, appena mettiamo la firma, noi abbiamo un ex segretario nazionale del credito, ne ha firmati di contratti collettivi nazionali, appena mettiamo la firma, anche questa è andata. Tutto in difesa. Questo perché? Ci dobbiamo interrogare su quelle che sono le cause che hanno portato a questo. Sicuramente uno scollamento rispetto alla base, totale. Il sindacato ha perso il rapporto con i lavoratori, questo è evidente. Il sindacato non controlla nemmeno più i lavoratori. Il sindacato oggi non proclama lo sciopero perché ha paura che i lavoratori non partecipino. Oggi lo sciopero si proclama solo di venerdì o di lunedì per agevolare la partecipazione dei lavoratori. Si è reciso il rapporto tra sindacato e mondo del lavoro, non c'è questo rapporto. E il sindacato non ha un ruolo culturale. E poi, specularmente, c'è una subalternità spiccata, evidente nei confronti della politica. Vedete, noi oggi pensiamo allo studio dei lavoratori, quel che rimane dello statuto, come un qualcosa da preservare a tutti i costi. Guardate che quando entrò in vigore nel 70 lo studio dei lavoratori, i sindacati non erano contenti. Non erano contenti. Considerate che il gruppo di riferimento della CISL si astenne, non votò a favore dello statuto, ma neanche della legge sui licenziamenti del 66. Perché? Perché imbriglia l'autonomia sindacale, imbriglia quello che veniva chiamato l'ordinamento intersindacale. Non abbiamo bisogno della legge. Pensate quanto era forte il sindacato. Mentre invece, giustamente, Giugni parlava di legislazione di sostegno, cioè una legislazione che sostenga l'attività sindacale. L'azione di
moderazione del Ministero del Lavoro, pensate a Brodolini, anche a Ten, quando andavano a fare mediazione erano di parte, ma di parte per il sindacato. Tutt'oggi esiste la legislazione di sostegno e tutt'oggi la politica è di parte, ma pende dall'altro lato, perché è il lato più forte, perché il sindacato si è indebolito, perché il sindacato non ha più la capacità di controllare, perché il sindacato è subalterno alla politica. Ma vi sembra un caso che le peggiori riforme in materia di lavoro in questo paese le ha fatte il centro-sinistra? Pensateci. Il pacchetto Treu, un disastro, uno spartiacque. Oggi è a capo del CNEL. Treu, premiato, no? Per il suo lavoro al servizio della Repubblica. Il Jobs Act, no? L'unica riforma pro labor che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, e potrà sorprendervi, è il decreto dignità firmato dal governo giallo-verde. Non c'è un'altra, ovviamente l'hanno già espunto, Draghi appena arrivato la prima cosa l'ha fatto, ha per ora congelato gli effetti del decreto rendendo, diciamo, prolungando gli effetti della sospensione sulle causali, dei contratti a termine, vedrete che adesso diventerà strutturale. E lo cancelleranno, come hanno attaccato quota 100, come hanno attaccato il cashback, come attaccheranno il reddito di cittadinanza, è già tutto scritto. Okay. Però io ritengo che il sindacato debba, uno, riacquisire la sua autonomia dalla politica. Assolutamente, c'è un periodo che le cariche sindacali erano incompatibili con le cariche politiche, formalmente incompatibili. Uno, quindi diventare interlocutore della politica autonomo. Due, riallacciare il rapporto con il movimentismo. Io, il silenzio del sindacato dinanzi alle piazze piene di questi mesi, per me è assordante. Il sindacato deve dire la sua e la deve argomentare. Se il sindacato si pone in antitesi alle piazze, e per me questo è una contraddizione in termini, un cortocircuito, devi spiegarlo il perché. Invece c'è il silenzio. E magari si prova anche a distrarre la discussione ponendo l'accento su altre questioni. Questo isola il sindacato. Il sindacato non può essere un soggetto isolato, evidentemente. Lo smart working incide su questo, secondo me incide clamorosamente su questo. Perché da un lato è vero, assolutamente vero, il sindacato deve interrogarsi circa i nuovi metodi che la tecnologia impone, che lo sviluppo tecnologico inevitabilmente impone, a prescindere dalla declinazione che ne diamo alla tecnologia, che comunque non può rappresentare un vincolo esterno. Comunque non rappresenta, però inevitabilmente la tecnologia pone il sindacato dinanzi alla necessità di pensare metodi nuovi, questo senza ombra di dubbio, ma il sindacato questo già lo sta facendo. Voi pensate ancora che i sindacalisti distribuiscono i comunicati sindacali di carta, ma non esiste sta roba. Oggi ci sono i broadcast su WhatsApp, ci sono le mailing list, ci sono i gruppi Facebook, il sindacato è presente su tutte le piattaforme, quindi anche questa critica di un sindacato obsoleto fondamentalmente penso che sia l'ultimo dei problemi delle organizzazioni sindacali. Quindi questo senza ombra di dubbio. Ma il proselitismo non può germogliare se non c'è un sentimento solidale tra i lavoratori. È un sentimento solidale tra i lavoratori in uno smart working inteso come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa. Non può esserci. Non può esserci. Cioè, ma lo smart working perché deve assumere? Perché questa poi è la domanda che uno giustamente ti può porre, no? Ma scusa, perché tu vedi all'orizzonte uno smart working inteso in questo modo? Smart working può essere anche marginale. Io vi invito a riflettere, ma perché il lavoro agile dal 2017 all'inizio della crisi sanitaria non è esploso come fenomeno? Ma voi davvero vi vedete la fregnaccia di chi dice ma durante la pandemia ci siamo resi conto che era possibile? Secondo voi è credibile questo? Sono così sprovveduti? Oppure la crisi sanitaria è stata un'opportunità? E adesso si vede la possibilità di normalizzare l'emergenza. Perché o tu rendi lo smart working paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa o i grandi vantaggi economici per la multinazionale? Non ci sono. Perché o dismettono gli immobili o il grande vantaggio economico per la multinazionale non c'è. Quindi c'è solo quel paradigma a cui loro ambiscono. E quel paradigma è la morte del sindacato. Oggi si fanno le trattative da remoto, noi stiamo seguendo un grosso piano industriale in una grossa banca italiana, abbiamo preteso che la trattativa si faccia di persona.
E dice, che differenza c'è? Fa tutta la differenza del mondo, perché spesso la trattativa sindacale è una recita e la vera trattativa si fa in pausa caffè. Ma io alcune dritte le ho avute da esponenti delle relazioni industriali, che magari stanno lì nelle relazioni industriali ma simpatizzano col sindacato. Allora tu vai in pausa caffè e ti fanno sapere, batti là, che sono deboli. Noi delle dritte, e questo lo volete fare da remoto? Un congresso sindacale, i momenti più importanti di qualsiasi congresso sindacale, di qualsiasi direttivo sindacale, sono quelli che si vivono in pausa caffè o nelle riunioni all'atere delle plenarie. La fisicità ha un significato politico. Noi stiamo andando incontro verso la dematerializzazione della società. La fisicità ha un valore politico. Occupare uno spazio fisico ha un significato politico. Non possiamo prescindere da questo. Oggi c'è chi propone, quel che sembrava che fino a qualche tempo fa sarebbe stata fantascienza, oggi c'è chi propone le piazze virtuali, cioè la manifestazione da remoto, che è una manifestazione che non esiste. Questo non significa rifiutare il remoto, la digitalizzazione, seppur va governata, perché non è vero che è uno sviluppo ineluttabile, ineludibile. Noi viviamo l'epoca dei vincoli esterni. Questo lo spiega benissimamente Geminello Prederossi quando dice dobbiamo ricercare il nostro vincolo interno, che altro non è che la Costituzione. No? Cioè cerchiamo sempre elementi che servono a deresponsabilizzarci, a deresponsabilizzare la politica, a spoliticizzare. Ecco che noi invece dobbiamo aprire delle riflessioni, il sindacato deve creare una visione, deve concorrere all'elaborazione di una visione che evidentemente non può prescindere dalla nostra fisicità e dalla nostra presenza fisica, dall'occupazione di uno spazio e da un compromesso e da un confronto ricettivo verso il basso, quello che un tempo veniva chiamato il movimento, e verso la politica e le istituzioni. Io credo tantissimo nel ruolo dello Stato, per me il ruolo dello Stato è assolutamente imprescindibile, sempre e comunque, un confronto con lo Stato che sia però autonomo. Il sindacato è un corpo intermedio che deve essere autonomo, perché ha l'interesse di rappresentare i lavoratori, e nella rappresentanza dei lavoratori il sindacato rappresenta tutto il paese. Che non dimentichiamo che esiste un rapporto indissolubile tra lavoro e democrazia all'interno della nostra Costituzione, in particolar modo all'articolo 1, e quindi laddove vengono meno le condizioni per la partecipazione dei lavoratori alla vita politica in azienda e fuori dell'azienda, noi stiamo andando a spezzare un rapporto che serve a dar vita alla vocazione democratica del paese. E quindi attenzione, perché ogni qualvolta vi dicono che una riforma in materia di lavoro è un fallimento, vi stanno dicendo una sciocchezza. Tutte le riforme di precarizzazione del mondo del lavoro semplicemente servivano ad altro, non servivano per creare occupazione o per attrarre capitali, erano riforme di potere e hanno funzionato benissimo. Grazie mille a tutti e tre i nostri relatori. Io vorrei lasciare intanto un applauso. Volevo lasciare al pubblico la possibilità di fare domande, quindi non siate timidi. Sì, no, la mia era una domanda sull'ultimo volume, no? Nel senso che in generale ho visto che si è trattato spesso del tema anche del lavoro garantito in varie parti, no? Così. E quindi la domanda molto banalmente è, secondo voi come mai, nonostante le varie forze politiche attaccano spesso il reddito di cittadinanza proprio perché loro vedono la mancanza dell'elemento di lavoro, no? in questo tipo di strumento, al momento nessuno, diciamo, prende come idea questa cosa di dire ok, se manca il lavoro lo fornisca direttamente lo Stato e faccia un lavoro minimo sostanzialmente. Ecco, la mia domanda è questa. Questa idea dello Stato come datore di lavoro di ultima istanza esiste, è una riflessione che ha una storia, però all'interno del pensiero keynesiano,
nel paradigma neoliberale questa cosa non, semplicemente non esiste. Esiste la volontà di incidere sulle dinamiche del mercato del lavoro sostenendo, come dicevo prima, la domanda, quindi sostenendo le imprese. E di sicuro non si sostengono le imprese se lo Stato diventa datore di lavoro di ultima istanza, perché anzi, in questo modo, vuol dire, quando in Italia il keynesismo era un modello perseguito, i livelli di disoccupazione erano quelli di piena occupazione, cioè 5%, 4, 5, 6%, cioè i livelli di disoccupazione. E sono i livelli che attribuiscono un notevole potere contrattuale ai lavoratori. In assenza di una domanda forte, il potere contrattuale aumenta. Non c'è la possibilità per il datore di lavoro di dire: se tu non accetti queste condizioni non importa, c'ho la fila, molto banalmente, no? E questo probabilmente è anche il motivo per cui il modello keynesiano è saltato, perché appunto attribuiva potere contrattuale forte ai lavoratori. Certo, poi il modello keynesiano, comportando eventualmente anche una forte spesa pubblica, come dicevo prima, aveva e ha bisogno di un'architettura istituzionale che è fatta di confini per evitare la circolazione di capitali e a determinate condizioni anche delle merci, ma come quello ci sono molte altre blindature di questo modello che sono fondamentali e che sono tutte quante saltate. Il risultato è appunto un lavoro che deve essere precarizzato, un capitale che sovrasta il lavoro e che impone dinamiche di mercato del lavoro come quelle che sono state descritte e che non devono cambiare. Insomma, questa è la fase in cui siamo. Il lavoro sta perdendo. Chissà se ci può essere una fase futura in cui le cose possono cambiare. Io invidio gli ottimisti, però magari hanno ragione loro. Diciamo che questa è la fase, è la fase calante. L'inversione della rotta presuppone che si facciano i conti con la protezione, no, di un modo di risolvere il conflitto sociale. I neoliberali puntano a polverizzare le concentrazioni di potere economico, che non sono solo quelle dei cartelli delle imprese, sono anche quelle dei lavoratori, no? Cioè se un lavoratore è solo di fronte al mercato, deve star dietro alle dinamiche del mercato, cioè se lui offre una merce che molti altri offrono, il prezzo di quella merce sarà molto basso. L'aggregazione, la concentrazione di potere inceppa il libero incontro di domanda e offerta, perché a prescindere dalla scarsità ci sono comunque dei livelli salariali, livelli in termini di tutela che sono comunque mantenuti. Cioè, il modo neoliberale di operare nel mercato è quello di appunto polverizzare il potere economico, il modo nostro è quello invece di consentire di opporre al potere economico un contropotere, che poi è il discorso del famoso articolo 2. Comma 2, articolo 3, cioè quando se lo Stato ha il dovere di riequilibrare, è esattamente quello che si dice, cioè si ha in mente un conflitto sociale che deve essere equilibrato
equilibrato, perché appunto là dove c'è debolezza sociale si fa in modo che si possa sviluppare un contropotere. Però il tema dell'architettura istituzionale è un tema enorme. Ad esempio, quando c'era spesa pubblica per sostenere quel modello, il modello aveva un suo equilibrio, perché il tesoro poteva dire alla Banca d'Italia: tu devi comprare i titoli del debito, cioè, che significa appunto monetizzare il debito. E di fatti sino a quegli anni gli interessi sul debito erano molto contenuti. Insomma, da quando si è stabilito che invece la politica non può incidere sulle scelte della banca centrale, e quindi la banca centrale non comprava più l'invenduto, ecco che i titoli del debito diventavano un qualche cosa di rischioso per gli investitori internazionali, con il risultato che il rischio doveva essere retribuito con interessi elevati. Cioè, l'Italia è, credo, l'unico paese europeo che, a parte un anno, negli ultimi 20 è in surplus, tolto al netto degli interessi sul debito, cioè del servizio al debito. L'Italia è in surplus, forse il 2009-2010, un anno però, ma l'unico paese in Europa, a proposito di, no, di paesi virtuosi o non virtuosi. E quando invece l'architettura istituzionale era diversa, queste cose non succedevano. Quindi quello che tu dici ha senso, però ha senso dentro un disegno che contempla molti pezzi che sono incompatibili con l'architettura istituzionale, con il vincolo esterno che abbiamo. Grazie. A me, nel ringraziare quello che ci avete detto, ma mi torna proprio quest'ultimo discorso, mi torna proprio all'inizio del problema dei vincoli, dei confini, e soprattutto questa subdola legislazione per la libera circolazione dei capitali. Io sono di un'età, diciamo, quando sono rimasto. Pensavo la libera, che l'ampliamento dei confini per le merci fosse un'ottima cosa per tutti e per la società. Vedo oggi effettivamente il prevalere della finanza sull'economia è una cosa che mi fa inorridire, e quella frase che ho sentito all'inizio, questa subodola nuove leggi per la libera circolazione dei capitali, forse è quello che ha reso stabile un problema che si stava presentando. Ma di chi è stata la colpa e di quali partiti, di quali ideologie che poi magari che circolano anche fra di noi, fra le società, che ha permesso, cioè che oggi non ci si ribella, oppure non si ha più il potere? Dove è passato il potere per poter tornare indietro ed evitare questa libera circolazione dei capitali, che a me, quando ho visto, non tanto recentemente, la Fiat, che era la società per eccellenza italiana, adesso ha sede a Londra o in Olanda, dove sia, e questo è dire poi che la Fiat fosse una un patrimonio privato, quindi di una famiglia, quando ha avuto invece, diciamo, era per forza di cose pubbliche, sia come lavoratori, che com'è l'utile che gli ha dato lo Stato. La domanda, diciamo, sto solo piangendo, ma visto che lei aveva portato proprio l'idea della subito l'ascesa di questo criterio di libera circolazione dei capitali, che lo vedo come un problema, ma mi chiedo cosa possiamo farci noi, o comunque almeno rivedere chi è stato che ha permesso che venisse su così subdolamente, perché se subdolo, però ancora ci abbiamo messo anche noi qualcosa di nostro. Scusi, grazie. Grazie mille per la domanda.
Prego, sì. Chi... Beh, allora, intanto una precisazione, cioè ostacolare la libera circolazione dei capitali non è una misura di sinistra. Inizia Bretton Woods, quando alla conclusione del secondo conflitto mondiale si disegna l'ordine economico internazionale, si fondava su un principio che era questo: le merci circolano liberamente, ma i capitali no. Tant'è vero che lo statuto del Fondo Monetario Internazionale, tuttora vigente, dice esplicitamente che gli stati possono controllare la circolazione del capitale. Tant'è vero che nasce anche in quegli anni un soggetto, che è la Banca Mondiale, che deve intervenire per finanziare lo sviluppo dei paesi. Cioè, se un paese ha bisogno di capitali, questi non devono circolare liberamente e arrivare in quel paese con tutto quello che comporta la libera circolazione dei capitali. No, c'è un soggetto politico, che è la Banca Mondiale, che presta a tassi politici i soldi a quel paese che deve di svilupparsi. Quindi questo è un modello del capitalismo, di un capitalismo che attribuiva allo Stato la funzione di regolamentare un certo modo di intendere il rapporto tra capitalismo e democrazia, che evidentemente garantiva anche una certa pace sociale, con una certa redistribuzione della ricchezza. Questo meccanismo salta. Cioè, in Europa, quando Jacques Delors, che è stato il presidente della Commissione Europea dall'85 per una decina di anni, è stato 3 volte presidente della Commissione Europea, e lui ha immaginato un sistema che muovesse innanzitutto dalla libera circolazione dei capitali e che avesse come contropartita un certo uso dei fondi strutturali in Europa. Cioè, i capitali circolano liberamente, potrebbe questa cosa impoverire dei territori, ma se quei territori si impoveriscono si usano i fondi strutturali europei. E quello era il meccanismo di redistribuzione della ricchezza che aveva immaginato lui, che è completamente saltato. Perché anche quei fondi strutturali in realtà sono rientrati in gioco tutto neoliberale, che è legato ad una considerazione secondo me fondamentale. Cioè, noi pensiamo che i paradisi fiscali, cioè la libera circolazione dei capitali, è in funzione dell'esistenza di paradisi fiscali, perché i paradisi fiscali sono quelli che poi li attraggono questi fondi. Ecco, 4 o 5 tra i primi 10 paradisi fiscali al mondo sono nella zona euro, cioè non sono le isole Cayman, cioè anche quelle, no? Però ci sono 4-5 paesi in Europa che sono tra i primi paradisi fiscali, che sono Cipro, l'Irlanda, gli olandesi, ovviamente, poi chi diavolo c'è? Lussemburgo, ovviamente. Malta, esattamente. Vuol dire perché non c'è l'Italia, la Francia, la Germania non riescono? Perché sono paesi che hanno un sottoposti a quest'altro? No, allora i paesi di cui stiamo parlando, cioè l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, sono paesi che hanno avuto tutti un'esperienza fascista e sono usciti dal fascismo, e questo hanno scritto nelle loro costituzioni, dicendo che non è sufficiente che ci sia la democrazia politica, ci deve essere anche la democrazia economica. E la democrazia economica è, tra le altre cose, anche questo, cioè un controllo su una serie di questioni che coinvolgono anche la libera circolazione dei capitali. L'antifascismo, per me, non è solo il recupero di democrazia politica, ma è un certo modello economico. Certo. Cioè, il vero fascismo è quello economico. Noi siamo tutti abituati a pensare al fascismo come
all'olio di ricino, tutte cose che hanno a che fare con l'azzeramento delle libertà politiche. Ma il fascismo non è stato solo l'azzeramento delle libertà politiche, è stato anche riforma delle libertà economiche. Cioè lo Stato deve intervenire nell'ordine economico per mantenerlo in equilibrio, per imporre la concorrenza. Non è stato anticapitalista il fascismo, poi il comunismo è stato anticapitalista, ma il fascismo no. Quindi i paesi che hanno avuto un'esperienza fascista hanno costruito delle costituzioni che sono identiche da quel punto di vista, e non è un caso che sono quelli visitati dalla Troica, oppure minacciati di vista dalla Troica con la famosa lettera della BCE firmata dall'attuale presidente del Consiglio italiano e scritta materialmente dall'attuale ministro dell'economia Franco. Questo è, cioè noi veniamo attaccati, cioè noi abbiamo ancora un nucleo di resistente che si sta sfaldando sempre di più con il pareggio di bilancio, in costituzione, anzi l'equilibrio, però di fatto. Però il ragionamento di fondo è questo: abbiamo ancora un passato resistente che altri paesi non hanno, e questo è il motivo per cui insomma abbiamo più problemi di altri, ma purtroppo non più conflitti di altri, perché si sta appunto sfondando tutto quanto. Ci sono altre domande? Perfetto, allora ringraziamo ancora i nostri relatori e ringraziamo voi per essere venuti, e ricordiamo che da febbraio ci sarà la scuola di Sottosopra in presenza, scuola di politica, quindi un'altra occasione per incontrarci di nuovo dal vivo, per riconoscerci e per magari portare avanti qualcosa. Grazie a tutti e grazie ai nostri...